Eccoci ragazzi, abbiamo appena finito di girare i vari templi. Adesso andiamo alla stazione, no? Sì. Per tornare, cioè andiamo a Ueno e da Ueno facciamo al parco, facciamo un po' il giro nel parco e dei dintorni. Belle musiche. Vero? Quello. Un altro tempio, mi sa. Sì, mi sa che è un altro tempio questo qua. Andiamo? Andiamo? Perché a Tokyo è pieno di semafori, nelle cose così non c'è mai. Non mai un semaforo, beh, ovvio. So cos'è questo qua però? Cimitero? Un tempio? C'è scritto. Cioè c'è scritto anche. Ah sì, un cimitero sto qua. Un cimitero? Con in fondo un tempio. Sì. Adesso andiamo verso la stazione di Ueno. Belli sti paesini, mi piacciono un casino. Questi negozi. Allora, sembra di essere le Hawaii. Vero? Sì. C'erano tutti fuori hawaiani. Bellissimo. Che belle sono queste cittadine veramente, eh? Sì, sì, sì. Più stile antico. Sono vietnamite. Ci sono anche tipo i dolci tipici. Vabbè, sicuro, sicuro. Qua sul supermercatino. Cazzo che grande! Non su 7-Eleven. Sì, infatti. No, quello. Ah, è vero, eccolo! La pasticceria, mi sa. Il nostro 7-Eleven, che andiamo sempre noi, non qua ovviamente, ma a Shinjuku. Questa gelateria. Gelateria? Sì. Qua mi sa che si fa in giù e poi in su, un altro tempio o qualcosa. Esatto. È sempre il cimitero. Tutti hanno un cimitero, eh? Tutti. No, ma questo qua è un cimitero grande. Questo qui conduce nell'altra porta. E adesso la stazione. Qua si entra già in città. Si vede che si sta, sì, si sta andando un po' nel grosso. Mi sa che sia quella lì la stazione, se non sbaglio, no? Non so, la vedo con la tutina. Ah, questa è la rampa. No, possiamo far così. Ah sì, è vero. Salire qua. Nessun semaforo ancora. C'è questa rampa qua? Vero, sono piccolissimi perché arrivi giusto col piede dentro e dunque fai fatica a andare. Siamo qua? Dove caso siamo? Quella. Cimitero? Oh, sì. Sai che prima mi hai detto saliamo da questa o da quella? Ma mi sa che questa la sta. Ma mi sa che stiamo sbagliando invece. Che? Ah no, no, è giusta, brava, brava. Aspettiamo un attimo. Comunque ragazzi, questo posto è veramente fantastico rispetto a Yamanashi, che siamo andati a vederlo, ed è bello bello, ma non è per niente tipico giapponese.
nel senso che non ci sono case. Siamo arrivati. Sì, beh, infatti, poi magari nei paesini successivi c'erano anche così. Dal treno abbiamo visto molte case tipiche, anche perché è in montagna. Più che altro invece Yamanashi sì, si trova in montagna, ma è su una conca, mentre gli altri erano proprio in mezzo alle montagne, molto bello. Questo paesino invece è decisamente fantastico. Nippori Sud è fantastico, magari anche la Nord, che è tecnologica, diciamo, come Tokyo, cioè Tokyo, Shinjuku e altri quartieri. Però se volete vedere dei templi in tutta tranquillità e come sempre, come nel Medioevo, diciamo, come nel periodo Edo, visitate la parte sud di Suppori. Nippori. Suppori. Ciao ragazzi.